Nuova puntata del condominio del cuore, ma anche del fegato e di qualche altro pezzo del corpo umano un po' più giù che per pudore non diciamo, perché la nostra quarantena continua, però i vostri contributi domestici, video, diapo, audio, eccetera, contribuiscono a rendere molto più piacevole questo soggiorno con vista camera forzata che deve durare ancora qualche settimana. Speriamo naturalmente di liberarci il prima possibile, però voi non vi libererete tanto facilmente di noi. Allora, vediamo che cosa in questa puntata avete prodotto per questa che è la vostra trasmissione preferita, soprattutto quando non ce ne sono altre in circolazione. Cominciamo con il problema delle mascherine. Si dice che ce ne siano in giro, ne stanno arrivando, questo è vero, però in attesa di utilizzarle ci si ingegna in ogni modo. Vediamo allora per esempio che cosa fa questo signore che è in un negozio, ecco qua, lo stiamo inquadrando, vedete, ha una scarpa girata peraltro, è vero che la mascherina forse può proteggerlo dal virus, dal Covid-19, però in qualche modo probabilmente l'olezzo che respira non è dei migliori, d'altronde girarlo sarebbe ancora peggiore, quindi si è optato per questa soluzione, ce ne sono decisamente di migliori comunque. Per quanto riguarda invece le trasposizioni di grandi successi di canzoni italiane, vediamo come questa ragazza ha mutato Maledetta Primavera di Loretta Goggi in Maledetta Quarantena. Voglia di stringersi e poi rivedersi solo in videochiamata. E si diceva, ma dai, è un mese appena, maledetta quarantena, che resta di un sogno erotico. Se al risveglio lo racconto ad Alexa, se per venire da te non può bastare l'autocertificazione, che posso fare? Chiudo gli occhi e penso a te. Se per uscire un po' stasera violerai la maledetta quarantena, che imbroglio se stare a casa anche con i nonni, con le persone anziane, naturalmente, anzi soprattutto loro a maggior ragione devono restare a casa, bisogna però naturalmente fare sentire anche la vicinanza telefonica con i propri cari. Vediamo in questo caso cosa succede. Nonna, Gio Luca a telefono, vedi che dice. Chi è? Gio Luca. Pronto, amore mio. Pronto. Amore. Papà. Io sogno niente. Ecco, la nonna sta a casa, voi potete anche approfittare per fare degli scherzi di cattivo gusto, approfittando della non eccessiva lucidità della signora in questione. Un'altra cosa che abbiamo probabilmente importato dalla Cina, oltre al Covid-19, è anche il gioco del ping pong, ma farlo in casa, in salotto, soprattutto in mezzo a suppellettoli di un certo pregio, non è sempre positivo. Oh.
Abbiamo rivisto il replay e controllato alla VAR, decisamente una brutta caduta, ma non c'è stato fallo, la signora è caduta su a sponte, appunto non hanno retto le gambe. Allora, signora e famiglia appunto da cui proviene questo video, mi raccomando, la prossima volta si giochi a 3-7 o qualche gioco in scatola. Usciamo però un attimo, spostandoci di poco dall'appartamento, dall'interno all'esterno, per esempio con questa versione flessinea del molleggiato sul balcone. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano a marcia funebre e le fabbriche ci profumano anche l'aria. Ecco, molto bravo questo giovane che più che molleggiato, come dire l'occidentano, sembra abbia dei seri problemi di articolazione. Non scherzo, molto bravo, anche il sorriso è decisamente di quelli più smaglianti. Allora, andiamo adesso in una delle nostre famiglie preferite di Bologna che ci inondano di video. Stanno anche loro, come noi, d'altronde, raschiando il fondo del barile, anzi, in questo caso, del tegame. Ma dove sei? Sto cucinando! Stai cucinando? Sì. Ma cosa sono tutti quei tegami? Cerchiamo un tegame piccolo, ma non l'ho trovato. Ma scusa, cosa devi cuocere? Ho fatto le uova sode. Le uova sode? Ma le hai cotte abbastanza? Guarda, rimbalzano, saranno ben cotte. Oh, signor! Ecco, possono anche essere usati come oggetti contundenti dalla finestra per chi viola le regole della quarantena senza giusto motivo. Sì? Allora, sì, allora, Tiziano, sì, allora, scusate, interrompiamo un attimo la trasmissione perché improvvisamente l'ha annunciato sui social pochi minuti fa, c'è un'altra conferenza stampa in diretta del Premier Conte. Allora però dobbiamo veramente, ubi maior minor cessat, ascoltiamo Conte. Siamo al 20 aprile 2050, cari italiani, vi chiedo solo un piccolo altro sforzo. Stiamo a casa ancora qualche giorno. Ce la faremo. Ecco, il Premier Conte, i suoi 90 anni porta decisamente bene, noi speriamo di uscirne molto prima. Torniamo a parlare, anzi a farvi vedere le immagini di DJ improvvisati, disc jockey improvvisati, sempre in cucina. Qui addirittura c'è anche un gioco di luci particolare. Beh, bellissimo, grandissimo, è anche un live jockey questo. Io mi sono sempre chiesto cosa fosse, praticamente quelli che fanno quei giochi di luci nelle discoteche, non so se vadano ancora negli anni 80, quando io ero già vecchio, allora invece andavano. Allora, va di moda. Sostanzialmente anche il ballo dal balcone, non quello del qua qua, in questo caso il reggae di Bob Marley. Oh,
Applauso finale, ritratti di varie umanità che si dimena o sta impalata, comunque balla dal balcone. Allora vediamo il nostro promo, la nostra trasmissione, come fare a contribuire per renderla ancora più efficace, per trascorrere qualche minuto di sano divertimento col rispetto dovuto naturalmente alla situazione in corso. Vediamo. Dal villaggio globale al condominio del cuore, il passo è breve. Il meglio e il peggio dei vostri video domestici ai tempi della quarantena social. Inviaci anche tu i tuoi video al numero WhatsApp 345 56 90 682. Condominio del cuore, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 12.40. Dalla trasposizione dei classici della musica italiana ai successi del passato di carattere internazionale, sempre in tema tosse, che è uno dei sintomi, naturalmente di quelle sostenute, non i piccoli colpi di tosse che diamo quotidianamente per i più svariati motivi, che diventa appunto motivo, scusate la ripetizione, di un ritmo al tempo e con un grande successo dei Knack. Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale per sto virus corona. Paola se la mangio e io serve la morfina per sto virus corona. Metto al TGU, TG2, Mediaset pure Sky e Facebook, tutti a dir che ti devi lavare le mani, 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 mani. Non serve il virus corona, serve l'educazione. Sono in quarantena e mo per tutto il giorno resto con mia moglie, ma che due marrona. Tutto mo sta solo una bottiglia di birra corona. Questa situazione non funziona, basta fare un pochino d'attenzione. Niente panico, stiamo tranquilli. Dai, 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 dai. Ecco, da Mai Sharona Virus Corona, il passo ai noi è molto lungo. Allora, un altro contributo, per esempio, c'è anche il mondo della prestidigitazione che ci viene in soccorso. Allora vediamo questa ragazza che cos'ha in serbo per noi. Finale decisamente no. Grazie del contributo. Andiamo invece ai contributi dei VIP, addirittura mondo del calcio. L'attaccante Marco Negri, che da alcuni anni in attività, attaccante anche del Bologna per due stagioni, 93-94, ricorderete, 2001-2002, peraltro vinse, fu uno dei pochi italiani, terzo italiano a vincere come capocannoniere in un campionato straniero, in quel caso giocava nei Rangers, che stando a casa dal balcone interpreta quasi o tutte le maggiori discipline sportive. Grazie Marco del contributo. Marco! Ma che fai? Marco! Marco! Ecco,
Grazie Negri, interpretato, diciamo, forse non tutti i più famosi sport, alcuni però decisamente come l'automobilista e come l'automobilismo da balcone. Dove però possiamo vedere la nostra trasmissione, oltre che nei canali ufficiali, possiamo rivedere le puntate del Condominio del Cuore su YouTube, digitando nella ricerca Condominio del Cuore, oppure su Facebook, la nostra pagina Facebook di ETV, Rete 7 Condominio del Cuore, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, 4-9 puntate alle 12.40, poi le repliche secondo la disponibilità e la bontà a sua volta del cuore di chi per noi fa i palinsesti. Allora, vediamo una diapositiva, Tiziano con una mascherina un po' particolare, ecco, vedete, più che mascherina, questo è un vero e proprio casco, non sembrerebbe manco un casco da motociclista, forse strappato da qualche film di fantascienza, potrebbe essere Spazio 1999, telefilm, oppure Star Trek, qualcosa del genere, insomma. Torniamo ora in studio per proporvi la coppia d'oro infragenerazionale che ci interpreta un altro grande motivo della nostra tradizione folk. Lei 86 anni, lui 33, ma sembra che tra i due ci sia molta meno differenza d'età. Di fiori. Vai nonna, vai! Che vien dalla montagna quel mazzolino. Vada ben che non si bagna, che lo voglio regala. E vada ben che non si bagna, che lo voglio regala. Vado piano. Lo voglio regalare perché è un bel mattello. Lo voglio. Avete visto nonna e nipote, un binomio vincente, Mazzolini di fiori che viene dalla montagna, aspetteremo ancora qualche settimana, c'è anche la rima, per ora ci accontentiamo del Mazzolini di proroghe della quarantena. Allora, grande classico di questo inizio social, chi si profuma per andare fuori da una stanza ed entrare in un'altra. Oh Ale! Ma dove stai andando? Sono andato a fare un giro in cucina. Ecco, avete visto, comunque bisogna prepararsi perché andare in cucina, passare poi dalla stanza da letto, passare per il corridoio, magari c'è qualche familiare che possiamo incontrare, dobbiamo comunque essere sempre in perfetta forma, come per esempio ci fa vedere questa ragazza che vuole restare in perfetta forma con il suo miglior amico, il cane.
quando si dice fare esercizi non da cani ma per cani e anche con cane. Molto bene. Allora ricordiamo come si può in qualche modo contribuire alla nostra trasmissione inviando al numero di WhatsApp 345 5690 642 345 5690 682. Noi manderemo in onda tutti i vostri video, belli o brutti che siano, sono molto belli, quindi c'è spazio anche per i brutti, non ha senso ciò che dico, invece ha senso la pillola finale di cultura con cui, sempre legato naturalmente al tema che stiamo vivendo della vaccinazione, della malattia, dell'epidemia eccetera. Avete presente uno dei simboli patriottici per eccellenza dell'Italia, nonché probabilmente il nostro più grande compositore, Giuseppe Verdi, che portava quella barba non molto fitta, non tanto per motivi di look ma perché Verdi fu colpito a sua volta dal vaiolo, malattia che gli portò via peraltro moglie e due figli. Orbene, il vaiolo, dopo l'Unità d'Italia, venne resa obbligatoria la vaccinazione, altro che Novax, allora non c'erano queste dispute, nel 1888 e solamente quasi un secolo dopo, 1981, fu tolto sostanzialmente l'obbligo per il semplice fatto che due anni prima, nel 1979, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva stabilito che la malattia era stata eradicata, sostanzialmente era scomparsa. Noi naturalmente speriamo di aspettare molto meno di un secolo, e nel frattempo però che il peggio passi, accontentiamoci di farci due ghignate a denti stretti col condominio del cuore. Alla prossima puntata!